Ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui vi spiegherò come illuminare un videoclip musicale. Quando si tratta di creare un videoclip, creare una buona illuminazione è essenziale per creare attenzione nel nostro spettatore e creare l'atmosfera giusta con la tua musica. In questo video ti aiuterò con vari trucchi e vari consigli per creare video e illuminazioni come un vero professionista. Innanzitutto è meglio capire quale illuminazione funzionerà meglio per il tuo videoclip musicale, quindi in base a quale illuminazione useremo avremo un mood diverso rispetto a un altro. Ad esempio, se la tua canzone è vivace e felice, potresti illuminare il tuo set con delle luci molto brillanti e molto colorate. Invece, se la tua musica è più lenta o più malinconica, potresti optare per delle luci magari più scure. Bisogna andare a controllare la luce per andare in questo caso a scurire il nostro mood. Quindi, se vuoi creare un set, ascoltati bene la musica e in base a quello vai a decidere col tuo cliente, oppure se la musica è tua, vai a decidere direttamente tu qual è il mood che vuoi dare a questo video. In questo modo, andando a scriverlo su un foglio, potrei andare a decidere quale illuminazione fare per un determinato set oppure per un altro. Ora parliamo di tutte le opzioni che ci sono per andare a illuminare un set. Ci sono tantissime opzioni, ma tra quelle più comuni c'è luci di scena, ad esempio proiettori, sagomatori, tutte queste cose qua. Sono luci che possiamo andare a mettere, ad esempio, all'interno della nostra scena, come vedete qua dietro. Qui c'è ad esempio un softbox e vanno a creare un effetto particolare. In questo caso non va a creare nessun effetto, ma semplicemente una luce che va messa all'interno della scena e quindi va a creare un effetto particolare all'interno della nostra inquadratura. E servono anche per creare un effetto scenografico davvero molto importante. Secondo passo, luci morbide, ad esempio quelle che sto utilizzando in questo momento per illuminare questo set, quindi una qua e una qua dietro. Sono entrambi luci con un softbox che è detto un modificatore, quindi un ombrello che ha davanti una sostanzialmente un telo bianco e ci permette di andare a diffondere la nostra luce. In questo modo andremo a far finta che appunto ci sia il sole a illuminarci. Chiaramente non è così, perché la temperatura del sole è molto più calda rispetto a queste luci qua e chiaramente varia in base durante la giornata. Noi possiamo andare a, tra virgolette, mettere in modo fake con queste luci qua, che chiaramente costano molto meno del sole, perché il sole bisogna studiarselo bene, bisogna appunto andare a modificarlo se si vuole avere un effetto pazzesco alla nostra illuminazione, ad esempio con dei pannelli riflettenti o oscurenti, e quindi in quel modo si può andare a modificare il sole. Terzo passo sono i fari, e quelli che secondo me vi sconsiglio di più, perché sono le opzioni secondo me meno controllabili, sono ad esempio i pannelli LED oppure ad esempio dei faretti RGB che vi permettono appunto di andare a illuminare il vostro videoclip. Io vi li sconsiglio per un motivo, perché quando siete agli inizi avere quel tipo di illuminazione secondo me è sbagliato, perché rischiate di fare sempre delle illuminazioni tutte uguali, mentre se avete un softbox potete andare anche a diffondere di più la vostra luce e soprattutto potete andare a creare delle ombre meno nette. Una volta che hai scelto l'attrezzatura giusta, è ora di passare effettivamente sul set a capire quali luci e che cosa bisogna portare all'interno del mio set. Quindi il primo passo è scegliere un'area già ben illuminata o comunque che si può andare a controllare con la luce artificiale, perché se non abbiamo la possibilità di andare a lavorare con la luce naturale, quindi col sole, dovremo andare appunto a creare un'illuminazione appunto finta con ad esempio delle luci come queste. Secondo passo, è molto importante giocare con i colori. In questo caso sono quasi tutte luci daylight, quindi quasi tutte appunto bianche, ma si possono andare ad esempio anche a cambiare le nostre luci con o le gelatine, oppure se la nostra luce è direttamente RGB possiamo andare già a controllare appunto direttamente dalla luce il nostro colore. Terzo passo, utilizzare la nostra luce in modo creativo. Ad esempio, andando a creare ombre e riflessi potremo andare a creare degli effetti davvero particolari che con la luce normale del sole è un po' più difficile creare. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo come al solito al prossimo video.